la sei presa comoda. Mi avete aspettato, maestra. Io non aspetto mai. Hai l'aria stanca. Con un po' d'azione tornerò come nuovo. Che mi dite, maestra? A lei crede sia il momento di attaccare il palazzo. Le spie sono distratte e c'è discordia nell'aria. Quale discordia? C'è chi sostiene che il nuovo califfo abbia usurpato il trono di Abu Abdallah, il figlio di al-Mutawakkil. Che cosa sai di lui? Poco. Si trovava a palazzo la notte in cui suo padre... La notte in cui guardai in quel forziere. Maestra, abbiamo scoperto altro sull'oggetto al suo interno. Perché me lo chiedi? Sarebbe un peccato non sapere nulla su un oggetto tanto prezioso per l'ordine. Non dovremmo cercare di conoscere meglio il nemico per poterlo sconfiggere? Benvenuto, Basim. Mi ho interrotti? No. Dobbiamo pensare alle prossime mosse. Ma certo, Abu Abdallah. Rebecca dice che hai parlato con sua madre, Kabiha. È così. Potrebbe essere a capo dei nostri nemici. Lei, la poetessa Arib o il governatore Muhammad. Tutti e tre hanno legami con l'ordine. Muhammad ibn Tahir. I suoi cugini possiedono le terre su cui sorge Alamut. Per ora la loro protezione ci fa da scudo contro i nemici. Ho tagliato le gambe ai nostri nemici, maestra. Permettetemi di colpirli mentre sanguinano. Li smaschererò e scoprirò i loro intenti. Basim ha ragione. Dobbiamo agire subito. Va alla città rotonda. Indaga su tutti e tre, ma non fare nient'altro. Poi fammi rapporto alla casa del ciambellano. Una poetessa, un politico, una concubina. Scoprirò chi dei tre porta la maschera. Avete assistito a manifestazioni di solidarietà nei confronti dei ribelli. C'è niente che mi distragga dal mio volto. Parole di stima. Sono battuto contro quelli che hanno l'arruicata di Ela. Lo stai? Oh! La mela! Si cerca! Mi servono i tuoi occhi, amico mio. Che case stupende! Nulla a che vedere con le tovaie di Ambar. Speriamo che sia in casa. Non potete separarmi dai miei ospiti. Questa è casa mia. Vostra grazie al mio denaro. Mia grazie al mio genio. Per omaggi, favori e dediche personali, l'insegna Arib sarà nel giardino dopo la sua declamazione. Buona giornata. Voi dovete essere il mecenate. È un onore, Saidi. Se possibile, vorrei conferire in privato con la poetessa. Ah, davvero? Non ho parole per descrivere le sue... parole. Simmetria di terra e cielo. Vorrei solo esprimerle tutta la mia ammirazione. Belle parole, quasi quanto le sue, e ugualmente false. Sappiamo entrambi quale maschera indossa, vero? Maschera, Saidi? Basta con questo, Saidi. So chi sei davvero e so anche perché sei qui. Credi che non ti abbia visto spiare dall'ombra? Avete finito di tramare insieme, di incontrarvi in segreto, di usare stupidi nomignoli. Ho fatto piazza pulita di tutto. Ho ordinato ronde davanti alla sua stanza e durante le sue declamazioni, e ogni tua lettera è stata stracciata o respinta. Respinta? Le troverai all'ufficio postale. Bruciale, sotterrale, fanne ciò che vuoi. Puoi anche mangiarle, per quel che mi importa. Mignoli sciocchi, incontri segreti. Forse il mecenate mi ha preso per un membro dell'Ordine degli Antichi. Forse dalle lettere all'ufficio postale potrò ricavare altro. Scoprirò quale maschera indossi, poetessa. Presi una lancia nella schiena. L'ufficio postale. Non si può entrare. Farò ciò che fanno le spie. Controllerò la posta di sconosciuti in cerca di cospirazioni. L'Arem era sotto il controllo della madre del califfo. Gloria era tutto tranquillo. Ma chi? Qua! La tua fine! Ehi! Così non vale! Immagino che tutte le lettere del califfato passino da qui. Tutto a posto. Comprese quelle di Arib. Sarebbe meglio dare un'occhiata. E va bene. Attenti, abbiamo un ospite indesiderato. Ehi, un momento. Carissima Arib, la vostra poesia mi ha colpito nel profondo. Siete la mia oasi, rigogliosa e... Vi rammento che il vostro debito di 15 dinar non è ancora stato... No. Quando le sue gocce di miele saranno versate, Al-Thalab seguirà il topo oltre il giardino. Messaggi in codice dell'ordine? Una poesia scadente? O entrambi? Forse Arib è Al-Thalab. Il mecenate parlava di una declamazione nel giardino. Potrei consegnare questa lettera ad Arib e poi seguire la volpe. Se declamerete altri versi licenziosi, vi farò tacere. Che gentile. Passiamo oltre? Abu Abdallah è il vero califfo e presto reclamerà il suo legittimo trono. Lascio questa lettera alle spie. Ho deciso di andare al calcio con Jawad. Andrò al giardino, darò ad Al-Thalab la sua lettera e poi la seguirò da vicino. Oceano impetuoso, placherò il tuo furore. Deserto rovente, abbraccerò il tuo calore. Cobra mordace, per te avrò solo amore. Graziosa colomba, dal bianco candore. Sì, cobra o colomba, oceano o deserto. A ogni tua forma, il mio cuore resta aperto. Saluti a voi. Ci conosciamo? Su, non siate timido. Mordo molto di rado e non lascio mai il segno. Quant'è difficile avere un po' di riservatezza. Come avete avuto quella lettera? Chi vi ha mandato? Io lavoro nell'ombra per servire la luce. Ho conosciuto quelli che servono la luce. E spesso il bagliore li rende ciechi. Anche i vostri maestri sono ciechi e sciocchi? Ti avevo avvertito, figlio di un cane! Venite, Arib! O le malelingue inizieranno a parlare. Ma la lingua che parla più di tutte è la vostra. Anche quando vi imploro di tacere. Osate ignorare me, colui che vi ha sostenuta e senza il quale sareste una nullità. Ah, sciocchezze! Io mi sono sempre sostenuta da sola. E le mie opere faranno la storia. Voi invece siete bandito dalle mie pagine. Sparite! Come posso lasciarvi a sciacalli del genere? Siete una donna sola, indifesa! So difendermi con le mie parole. Bene, vediamo come vi difenderanno ora. Prendetela! La signora è attesa a un appuntamento e voi la farete tardare. A quanto pare le mie parole evocano persino scudi. Cerchiamo di fare in fretta. Facerai per sempre! Ascoltati il padrone, cane! Lì! Dai, Bashiru, vi fai il bel shot! Io ti ucciderò! Sto per farti a fette! Arib si è diretta all'incontro segreto. Devo sbrigarmi. La lettera suggeriva ad Al-Falab di lasciare il giardino e di seguire il topo. Forse posso ancora trovare Arib. L'amata lo mina è kmozze a rir. Fin dove fuggirà la volpe? Ecco qui un altro topo. Preferisco una nottata tranquilla. Ho sonno da recuperare. Sono sempre stanco di questi tempi. Un'altra traccia da seguire. Questa caccia inizia a stancarmi. Secondo te? Ah, non di nulla. dovresti trascinarlo alla corte d'appello. Ma lui lo fa per il mio bene, Sara. La mia fama richiede decoro, discrezione. Lui teme che io sia troppo orgogliosa. Tu? Ma no! Io parlo di amore impetuoso, senza catene, libero di esprimersi. Non dovrei mettere in pratica ciò che scrivo. La pratica rende perfetti e attira molti nemici. Forse, ma almeno sono io a sceglierli. Spasimanti, califfi, mecenati e amanti hanno sempre cercato di decidere i miei nemici e i miei amici. Ma Allah sa bene che una volta scelsi male. Aveva finto bene. E una poetessa ha bisogno di mecenati. Anche la grande Al-Talab. Beh, io ho scelto. Bene. Si prospettano tempi duri. Me la caverò. Sono sopravvissuta a 6 califi. Sopravviverò ad altri 6. Non temere, Sara. Bacerò gli anelli che devo baciare, ma non mi farò più incatenare da nessuno. Incontri segreti, nomi in codice. Qui non c'è traccia dell'ordine. Però ci sono vari mecenati e ammiratori. Forse il capo dell'ordine non è Harib, ma un suo estimatore.